Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi un nuovo video tutorial. Faremo questa campanellina. Può essere tema natalizio, anche tema pasquale. E, naturalmente questo è ancora da definire perché andrò a mettere un piccolo campanellino all'interno, così avrà anche il suono. Per questo modello ho usato come materiale, ho usato le alfa tila della Miyuki. Sono questi, questo è il codice. Naturalmente di tutti i prodotti troverete il link nell'info box. Ho usato queste perline. Vi ricordo che questo tutorial è in collaborazione con l'azienda Bead Park. Ho usato perle da 3 mm e questo è il codice. E alcune rocaille della Miyuki 110 e 150. Quella che faremo oggi invece insieme, userò sempre le alfa tila. Vi rifaccio vedere il codice. Userò queste rocaille, scusate, questi cipollotti sfaccettati 3x2, e questo è il codice. Sono di una lucentezza bellissima. E userò queste perline. Queste sono del granato, sempre 2x3, e questo è il codice. Io ne ho fatto una collana che la porto indosso semplice, solo il filo, aveva aggiunto la chiusura e ha una lucentezza straordinaria. Vi faccio vedere il filo, quello già cominciato, che è questo, quindi questo qui. Guardate che belli, quasi quasi mi dispiace a usarli per la campana. Naturalmente ci serviranno sempre le 150 e le 110 rocaille della Miyuki, e a loro occorrenza può darsi mi serviranno anche queste, sempre Miyuki 150, e questo è il codice. Come filo userò il Farline 012 mm. Quindi andiamo con la lavorazione. Vi ricordo sempre che l'azienda che dove troverete tutto questo materiale è la Bead Park. Partiamo con inserire una 150, una half tila, questo per 4 volte, quindi 150, half tila. Ricordiamoci di inserirle nel verso giusto perché le half tila hanno una parte più liscia. Vediamo se si riesce a vedere, una parte più bombata. Quindi mettiamolo tutti allo stesso verso. Una volta inserite tutte e quattro la sequenza, rientriamo dalla parte opposta, in questo modo con il filo, e facciamo almeno 3 nodi tra i due fili. Una volta fatto i nodi, mi sposto con il filo e vado ad uscire dal foro superiore di una alfa tila. Ora dovremo inserire una 150. Sto prendendo l'altro colore, quindi quello là quasi nero, ma è un nero agganciante, quindi molto bello come colore. Una perlina granato e una 150, e mi vado ad inserire nel foro superiore della alfa tila successiva e tiriamo. Facciamo tutti e quattro gli inserimenti e poi andiamo a ripassare. Quindi, fatto questo, usciamo da un granato. Ora prendiamo sul lago. Fatemi vedere l'altro lavoro, una 150 oro, 3 cipollotti, quindi prendo quello nero, granato,
e nero, una rocaille 15-0 e mi vado ad inserire nel granato successivo. Ecco qui quello che abbiamo ottenuto, lo facciamo per altre 3 volte e poi ripassiamo nel lavoro. Finito il giro, io sto uscendo dal granato, prendiamo sul lago un cipollotto nero, un granato, un cipollotto nero, mi inserisco nel cipollotto granato dalla parte opposta di dove stiamo uscendo, in questo modo, e proseguo, passo nelle perline, in questo modo, e vado a uscire dal granato successivo, quindi anche nella 15 esco dal granato e faccio lo stesso inserimento che abbiamo fatto da questa parte, quindi un cipollotto nero, granato, cipollotto nero, e proseguo così fino alla fine del giro. Finito anche questo giro, usciamo da questo cipollotto, prendiamo una 11-0, ci inseriamo in questo nero, tiriamo bene per stringere, passiamo in queste perline, in questo modo, ci inseriamo in questo e in questo cipollotto. Prendiamo un'altra 11-0 e andiamo in questo cipollotto successivo. Finito anche questo giro, esco da questo cipollotto dei 3 che abbiamo inserito prima. Per cambiare un po' il colore, perché il lavoro non sia tutto scuro, ho preso dei cipollotti da questi fili, cipollotti rossi, quindi ne vado a prendere uno e mi inserisco in questo. Questo è il risultato. Una volta che abbiamo finito il giro, io sono andata a ripassare ancora una volta. Ora sto uscendo da questo cipollotto, cioè dal granato. Prendiamo un cipollotto rosso, 2 half tila e un cipollotto rosso, mi inserisco in quello successivo, in questo modo. Faccio vedere, ecco qui l'inserimento che faremo, quindi nuovamente un cipollotto, 2 half tila e vado in quest'altro. Una volta fatto il giro, ripassiamo sempre un'altra volta con il filo, così avremo una campana molto rigida. Quindi 2 half tila e un cipollotto e continuo così. Fatto anche questo giro, vado, salgo con il filo nel foro superiore di una half tila. Tra le half tila inseriamo un granato. Ora prendiamo una 11-0, un cipollotto sempre di uno di quei fili, sto prendendo questa colorazione, una 11-0 e vado nel foro superiore della half tila dopo. Faremo questo, nuovamente un granato. E continuo così, nuovo 11-0, cipollotto 11-0
e vado sempre nel foro superiore dell'alftila successivo. Finito il giro e ripassato, esco dal granato. Ora userò le perline, quelle nere. Prendiamo 2-15-0, un cipollotto, 2-15-0 e vado nel cipollotto dopo. Nuovamente 2-15, cipollotto, 2-15, mi inserisco nel granato successivo. Facciamo il giro in questo modo. Ho finito anche questo giro e quindi esco da cipollotto e mi inserisco in nella prima 15-0. Ora prendiamo un granato e mi inserisco nella 15, cipollotto, 15-0 successiva. Inseriamo, facciamo il giro inserendo un granato in questo modo. In questo giro voglio darle un po' di colore più natalizio, quindi ho preso delle perle di Maiorca da 4 mm, vado a prendere una 11-0, perla e 11-0, mi inserisco nella perlina di granato, quindi faremo così questo giro. Nuovamente 11-0, perla di Maiorca, 11-0 e vado nella perlina granato, tiro bene, faremo il giro in questo modo. Finito anche questo giro, ripassiamo un'altra volta con il filo, sempre nelle perline, se vogliamo una lavorazione ben tesa e rigida. Io sto facendo l'ultimo passaggio, volendo possiamo rimanerlo anche così, guardate che bello. Io sto facendo un ultimo passaggio, uscendo dalla perla, prendiamo sul lago un 15-0 nera, una 15-0 oro, una 15-0 nera, che nera non è, quindi vi faccio rivedere. E questo codice qui, 15-0 della Miyuki, mi vado ad inserire nella 11-0 e nella perla successiva e tiro bene. Nuovamente, quindi 15-0 e vado nella 11 e nella perla e tiro. E questo sarà il risultato. Ecco qui terminato anche questo giro. Ora ho fatto dei nodi con il filo, vado a tagliare il filo. Naturalmente vado a finire la mia campana mettendo il campanellino all'interno e quindi vi faccio vedere dopo il risultato. Ho terminato la campanella, come vi dicevo, ho inserito un campanellino all'interno, quindi sentite il suono. Ho messo un fiocchettino e il tutto è terminato. Ho finito anche questa, che mi piace moltissimo. Anche qui ho inserito il campanellino. E niente, finisce qui il tutorial, spero che vi piaccia. Ringrazio tutti voi per essere iscritti al mio canale, ringrazio la Bead Park per questa collaborazione. Quindi ci vediamo al più presto con un nuovo tutorial. Ciao a tutti, alla prossima!